Mi apri? Come l'ore sta arrivando qua? Avanti. Avanti, avanti. Ciao! Beh, senti, cosa vuoi fare? Tu che ci fai? Che ci fai? No, che stai a fare? Io sono venuta a trovare una Maria. Da quanto tempo mancavo? Da tanto. Tantissimo. Da una vita, da tante vita. Vite fa. Da una vita mancavo. Mancavamo da una vita. Quando invece qua che facevamo? Praticamente ci eravamo sistemati. Tu ti ricordi prima? Stavamo sempre qua. Io dico una cosa. Allora, qui a Cisternino c'è un bel movimento, tutta sta gente, internazionale, famosi, VIP, birimembe, biribom, però il salotto, il movimento di Cisternino l'ha creato la contessa Anna Maria. Io sono di questo avviso, perché molto prima dell'ashram, no? Beh, l'ashram è subentrata dopo. Ma parecchio dopo. Quando, cioè, Lisetta Carmi viene qui dal 68, però non conosceva ancora l'India, quindi non c'era la storia dell'ashram. E dopo è subentrata questa cosa qui, ma parecchio dopo. Però si parla di Cisternino in tutto il mondo. Sì, si parla di Cisternino. Anche per l'ashram. Perché Lisetta ne parla, è sempre lei l'autrice, ne parla, si fa invitare in televisione, ne parla un po' dappertutto. Ma non è stata l'ashram a creare il movimento che c'è stato e che c'è in Cisternino. Ecco, ma, questo. Ma chi è stato? Sono stata io. Noi, no? Loro. Perché quando tanti anni fa venivamo qui da lei, davvero c'era tanta umanità proprio stranoi. In genere i fuori di testa creano i movimenti, poi tutto il resto se ne viene dietro. Il gruppo di Basaglia. Con Celeste. Insomma, comunque io mi ricordo che qui su questo terrazzo c'era veramente giapponesi, cinesi, alieni, quelli con le antenne Lido verdi. Lido da Parigi con il gruppo. C'era l'ira di Dio. E quindi poi piano piano, no? Si è creata questa cosa. Comunque resta uno dei posti più belli del mondo.